Di futuro. L'hashtag è ripartiamo da qui riparte il Movimento 5 Stelle. Ma certamente la battaglia che ha fatto il Movimento 5 Stelle sulla scuola ci ha aiutato moltissimo a crescere in credibilità, e se oggi siamo la seconda forza politica del paese, o a Roma probabilmente la prima, è anche grazie al lavoro che abbiamo fatto sulla scuola a sostegno degli insegnanti del comparto scuola. Siamo alle porte del Giubileo, un commento sui primi passi del commissario Tronca? Io noto una cosa, innanzitutto i primi appalti legati al Giubileo abbiamo scoperto che sono stati degli appalti corrotti, quindi la corruzione è estremamente infiltrata all'interno appunto dell'amministrazione capitolina. Questo per via appunto, lo sappiamo, di 20 anni di Mafia Capitale e anche per accordi a ribasso, compromessi a ribasso che le forze politiche hanno fatto anche con dirigenti e funzionari all'interno delle partecipate. Il Movimento 5 Stelle riparte da Roma, per noi riuscire a vincere a Roma e dimostrare una sana e buona amministrazione sarà anche un modo molto importante per riuscire a dare una spallata a Renzi sul piano nazionale. Chiediamo che i cittadini romani votino un programma più che una persona. Il vostro candidato? Il nostro candidato, ora stiamo raccogliendo le candidature e presto voteremo e sceglieremo appunto il candidato. Ma ripeto, per tanti anni si è votato il nome Marino, Beltroni, Alemanno, Rutelli. È tempo per i romani di votare un programma. Valutate il programma, le nostre proposte sulle partecipate, sulla gestione alternativa dell'immondizia, sui trasporti, sulle leggi anticorruzioni da fare all'interno appunto del Campidoglio, e poi valuterete se saremo stati in grado o meno di rispettarlo. C'è stallo sul per l'elezione dei giudici della consulta. Il Movimento 5 Stelle comunque continua a sostenere il suo candidato? Noi sosteniamo il nostro candidato che è ottimo, il professor Modugno, lo dicono tutti che è ottimo. Però contestualmente noi siamo aperti a analizzare le candidature che possono venire dalla maggioranza, ma da chiunque, a patto che siano dei candidati dall'alto profilo costituzionale, di costituzionisti di alto profilo, slegati dai partiti politici e che non abbiano guai con la giustizia. Quello che i partiti non riescono a fare è che presentano dei deputati, e noi non possiamo eleggere dei parlamentari alla Corte Costituzionale. Il parlamentare politico deve fare il politico, il giudice alla Corte Costituzionale deve venire da altri ambienti.